Hai bisogno di lavorazioni di ferro battuto per cancelli, recinzioni e serramenti? Sergio Faccio Russo. Il nome è l'officina giusta per non avere rimpianti. Precisione e competenze le puoi trovare a Manfredonia. Telefono 338 8962 300. Problemi all'impianto del gas, al camino, alla stufa a pelle, al condizionatore? Salvatore De Michele, la soluzione sicura e tempestiva. Recati presso la sede in via Aldo Moro 39 a Manfredonia o chiamalo al 368 3432 022 anche per la verifica all'impianto prevista dal regolamento comunale. L'arredamento classico e moderno, sempre di altissima qualità. I migliori marchi sono a Manfredonia da Arredamenti Baldassarre, da 35 anni sinonimo di cortesia e di competenza. In via Giuseppe Di Vittorio 167 e Corso Manfredi 161 a Manfredonia. La frutta 5 stelle la trovi solo da Saverio e Michele Totaro, in via delle Antiche Mura 273 a Manfredonia. Da sempre frutta di altissima qualità, scelta dall'attenta famiglia Ianima Bell. Un nome, una garanzia. La grafica, la cartellonistica, le stampe, tutto quanto serve ad impreziosire il tuo marchio te lo realizza Wolf Pubblicità. Andrea inventa sempre la soluzione migliore per valorizzare la tua attività. Vieni a trovarci in Viale Miramare 30 a Manfredonia. La serietà, la puntualità e la competenza. Elvio Colletta, agente procuratore di Unipol SAI. Assicurazioni a Manfredonia, in via Santa Restituta 1. Recapiti telefonici direttamente allo 0884 583923 e 349403180. Elvio Colletta, il tuo agente di fiducia. Sportivo di Manfredonia TV, dell'emittente che ricordo trasmette dal canale 93 del digitale terrestre. È ripreso, domani riprende il campionato, ci sarà una giornata importantissima come saranno tutte quelle da qui alla fine, sette giornate che decideranno, perché di fatto non si è deciso ancora nulla né in testa né in coda, deciderà chi andrà in Lega Pro e la sfida pare che sia proprio fra Virtus Francavilla e Taranto e chi dovrà lasciare la Serie D, la quarta serie nazionale, per approdare poi ai tornei di eccellenza regionali. E qui non si ancora neanche la sorte del Gallipoli ormai è stata decisa, perché comunque la squadra di Germano, l'abbiamo visto a Manfredonia, è una squadra viva, è una squadra assolutamente intenzionata a vendere carissima la pelle su ogni campo, ed è quello che sta facendo anche nelle ultime settimane la squadra leccese. Quindi tutto da decidere, e saranno questi 630 minuti a decidere le sorti della stagione. Per discutere di questo e per presentare la giornata di domani, io non riesco a sfuggire agli avvocati, eppure stasera
due illustri avvocati di Manfredonia, parlo di Antonio Castriotta, che ovviamente ringrazio perché ormai è di casa, ma qui parlando di sport. Ciao Antonio, un saluto a tutti i nostri telespettatori. E questa sera è tornato, e questo ovviamente ci fa molto piacere, Michele Totaro, espertissimo, competente, dal quale sentiremo delle notizie importanti riguardo non solo il Manfredonia. Allora, cominciamo con l'ultimissima notizia, perché è proprio delle ultime ore sui media, su WhatsApp, sui social, è girata la notizia della penalizzazione. Ormai è ufficiale che il Manfredonia di fatto ha avuto una penalizzazione di un punto per l'avvertenza d'Ambrosio, risolta con ritardo, e quindi i punti in classifica del Manfredonia sono 34, non più 35. Antonio, era nell'aria, si sapeva, mancava solo la formalizzazione. È arrivata la cosa che dispiace, insomma, che chi ci sia di mezzo una delle bandiere del Manfredonia Calcio, che è Michele D'Ambrosio, che ovviamente non c'entra a nulla, perché comunque le competenze vanno riconosciute a tutti. Sì, giustamente, come hai evidenziato, dispiace che si sia arrivati a tanto. Purtroppo questa società naviga a vista. Quindi lo sappiamo, ogni anno c'è il solito problema di reperire i fondi per poter far fronte alle adempienze contrattuali. C'è stato questo problema con D'Ambrosio, speriamo che non si verifichi l'anno prossimo per altri calciatori, perché sappiamo benissimo, è un fatto notorio, che il Manfredonia, la società non sta erogando gli stipendi ai calciatori da novembre. E quindi speriamo che a fine campionato tutti i calciatori possano ricevere i loro emolumenti in maniera tale da evitare poi eventuali vertenze che potrebbero poi portare delle penalizzazioni per l'anno seguente. Detto questo, noi ragionavamo in termini pratici già diverse settimane fa, allora quando anche i calciatori del Manfredonia all'interno dello spogliatoio ragionavano in termini pratici, quindi scomputando già da qualche settimana quel punto di penalizzazione che, seppur non ufficialmente comunicato, in via ufficiosa si sapeva che la società avrebbe ricevuto il punto di penalizzazione per la nota vicenda D'Ambrosio. Niente, non cambia. Io invito la regia a mandare un attimo la classifica, perché comunque davvero io mi auguro che non sarà decisivo questo punticino, però davvero in pochi punti, in 5 punti ci sono 9 squadre, e tra queste c'è pure il Manfredonia. Quindi Michele, davvero speriamo che questo punto non ce lo portiamo sul groppone fino alla fine, perché comunque, oddio, Manfredonia ha margini e modi, perché comunque davvero c'ha tante gare casalinghe, a cominciare da quello domani, dove potrebbe fare bottino pieno, però è un punto che pesa in questo momento della stagione. C'è pure questa stranezza, poiché queste cose sono cose che risalgono all'anno scorso e che una squadra è costretta a pagare l'anno successivo. Io termino sospetti, che ci sia assolutamente presente il sinistro precedente del campionato 2008-2009, allora quando per il punto di penalizzazione subito per vicende legate al mancato pagamento dell'IRPEF fummo costretti ad andare a farci il play-out contro l'Isola Liri. Quindi io spero che la cosa non si verifichi, perché sarebbe oltremodo pericolosa. Io, alle considerazioni fatte dal collega, dall'amico Antonio, aggiungerei un discorso più strutturale, come purtroppo diverse volte ho fatto. Il problema non è tanto la navigazione, il problema è proprio la mancanza di un progetto, la mancanza di una visione, e questo modo raffazzonato, questo modo assolutamente improponibile di fare calcio. Perché io, da appassionato, ho seguito il Manfredonia e me ne vanto quando l'ingresso al campo sportivo era gratis, cioè la gente non sarebbe andata al campo sportivo nemmeno gratis. Ho ho avuto il coraggio di metterci la faccia sempre, ho avuto il coraggio di essere tra i 28 temerari di Grottaglie nel lontano 1993,
ultima partita spareggio drammatico con Grottaglie, siamo rimasti in eccellenza grazie a un gol di Varrecchia e l'abbiamo visto le streghe. Quindi il fatto che si debba ripartire alla terza categoria può spaventare altri, non spaventa il sottoscritto. Il Manfredonia non andava a vedere in C1, ma andava a vedere in prima categoria, ma andava a vedere anche in terza. Non ci auguriamo, scenario, io non mi auguro niente, però certamente non è assolutamente, secondo me, salutare, nemmeno per il nome della città, che qualcuno debba pensare che il Manfredonia sia una cosa sua, a scapito di un'intera collettività. Anche perché, ripeto, se in 5 punti c'è mezzo campionato e di partite ne mancano ancora 7, la cosa ti deve far pensare. Abbiamo il calendario favorevole, ne abbiamo 4 in casa, però sai, in queste condizioni, con una squadra che si allena poco per le note vicende, e anzi beh, ha saltato questa settimana, sì, ma per il resto si allena, sì, problemi logistici, poi con che spirito, che abbiamo visto anche a Biceglie, con che spirito poi si affrontano le situazioni, perché è inutile che ci giriamo intorno, i problemi ci sono. E allora poi, se vogliamo continuare a fare i verginelli, se vogliamo continuare ad avere le fette di prosciutto, anzi le cosce di prosciutto davanti agli occhi, però io credo che ci siano problemi veramente seri e sarebbe il caso che qualcuno riflettesse forse sull'opportunità veramente di togliere, diciamo così, il disturbo. Antonio, che ci siano problemi lo rivela anche il fatto che stiamo perdendo pezzi per strada, insomma, è l'ultima notizia, che quella di De Vita non è rientrato da Brindisi, nessuno si è accorto che è sparito Ludovico Pupalumbo, che è andato via, anche sono andati via altri ragazzi, probabilmente qualcosa qualche sofferenza c'è. Però dobbiamo anche tenere presente il periodo che stiamo attraversando, la crisi che sta attraversando, ed è degli ultimi giorni, anche invito la regia magari a mandare la slides, che c'è addirittura una squadra di Lega Pro, il Rimini Calcio, che sta in condizioni peggiori di quelle del Manfredonia, addirittura stipendi a rischio lo sfratto, e i calciatori addirittura si sono lamentati perché non hanno neanche più dei sanitari che li seguono, non sanno più dove andare a dormire perché comunque non sono pagati gli alberghi e i ristoranti per andare a mangiare, davvero situazioni drammatiche a Rimini. Quindi voglio dire, sicuramente quello che ha detto Michele in parte è vero, c'è una gestione un poco raffazzonata, però è pure vero che stiamo attraversando un periodaccio. No, io dissento un po' da Michele, cioè mi permetto di dire la mia. Io non sono dell'idea che si debba andare a vedere la terza categoria. Sì, da questo mi dissocio pure io, Michele, non me ne volere. Completamente, non me ne volere, ma io amo, diciamo, assistere a partite di calcio. Per me la terza categoria non rappresenta il calcio. Sono dei tornei che potrebbero tranquillamente essere in qualche modo organizzati dalla WISP. E tu da ex arbitro li conosci in qualche modo? Assolutamente, per me non esiste la terza categoria. Per me esiste il calcio a partire dalla Serie D. A partire dalla Serie D. Il resto per me non è calcio. Devo dissentire, l'amore per la maglia va a prescindere dalle categorie, dalle classifiche. Cioè, una cosa è l'amore per la maglia, tutti la seguiremo anche in terza categoria. È l'approccio personale, infatti il mio umile approccio personale. Sul Rimini non sono nuovi i problemi in Riviera, perché già 2 anni fa il Riccione sparì dalla Serie D con Arturo Di Napoli, allenatore, che per un periodo pagò addirittura di tasca propria spese logistiche e stipendi, specie ai più giovani. Allora non deve essere una scusa, perché qui c'è un sistema che va avanti da 6 anni. Adesso a me non interessa accusare nessuna, io non credo che sia una colpa vivere questo periodo, la colpa è tenere in ostaggio un'intera città, perché testimonianze alla mano, qui c'è gente che l'anno della promozione è venuta a giocare perché unicamente ha avuto garanzie da persone terze, e non è possibile tenere una città di 60.000 abitanti ostaggio di poche persone. Adesso a me non interessa, a me non interessa, però è la realtà dei fatti, cioè non è che non possiamo più girarci intorno, la cosa è quella. Poi non la vogliamo, cioè qui sembra il giochino,
tutto va bene, ma la mala marchesa, e si perdono pezzi per strada. Antonio, e poi sentiamo Massimiliano Vadacca. No, vabbè, da avvocato volevo semplicemente, a questo punto parlo da avvocato, manca il contraddittorio. Infatti. Non mi pare giusto a un certo punto affrontare una problematica che secondo me è più importante e seria, e quindi necessiterebbe del contraddittorio del Presidente. Di Antonio Zdang, che noi salutiamo, adesso è assente, quindi lui sa bene, però adesso mi permetto semplicemente di dire questo. Allora, io volevo in qualche modo minimizzare un po' i toni, perché la questione non la si può tanto semplificare e dire c'è una società, secondo me, questo è il mio punto di vista, che è ostaggio di una persona, deve fare le valigie e deve andare via, perché questa persona comunque sia qualche anno addietro ha preso sulle spalle questa squadra, questa società, e dall'eccellenza in qualche modo è riuscita a portarla in Serie D. Ora, come abbia fatto con i contributi dei privati, con il contributo del comune, sta di fatto che questa società, insomma, sono 3 anni che milita nel campionato nazionale dilettanti. Ora, è evidente che c'è stato la defezione di qualche imprenditore nella cordata degli imprenditori che sostenevano economicamente Antonio Zdang. Sappiamo benissimo che questa società si reggeva sul contributo sostanzioso del Comune di 120.000 euro, che attualmente è stato conferito soltanto parzialmente. Sappiamo che la scuola calcio, che comunque ogni anno portava un buon... aveva, non so, 300, quasi 300 ragazzi tesserati, ha avuto delle defezioni, poiché c'è concorrenza, c'è stata l'Accademia Calcio che ha portato via anche dei ragazzi, quindi c'è stato un decremento di quelli che erano gli introiti della società, e pertanto ci sono delle difficoltà che in qualche modo Antonio Zdang dovrà cercare di superare, e quindi di chiudere la stagione saldando quelli che sono i debiti nei confronti dei calciatori, e sicuramente credo che da qui fino a fine stagione probabilmente si troverà la soluzione. Quindi qualcuno tra gli Antonio imprenditori... Antonio, Redesmesh ha detto che comunque potrebbe anche non finire la stagione se non arriva qualche soccorso. E appunto, io dicevo, sicuramente coloro, gli imprenditori locali che hanno a cuore le sorti di questa società, di questa squadra, che dovranno mettere mano al portafogli e in qualche modo cercare di aiutare. Michele, 15 scusa. Secondi, vediamo. Sì, no, io non ho problemi. Allora, qui non si tratta di garantire il qui si tratta di prendere atto di una realtà obiettiva che è sotto gli occhi di tutti. Allora, io non nego nessun merito a nessuno. Io semplicemente dico: se uno non ha più la forza, i mezzi, la volontà, non lo obbliga il medico. Addirittura, si vuole non finire la stagione, prego. Cioè, io non accetto, da sportivo, io non accetto che chi che sia mi venga a me, come a tantissimi altri sportivi, mi venga a dire, perché il discorso è questo, o mangi sta minestra o giù dalla finestra. Ma nessun problema. Il paese è spaccato, nessun problema. Su questi argomenti. Ma nessun problema. Cioè, non è che... Cioè, sta fuffa deve finire. Sta roba. Non finisce il campionato. Prego. Cioè, non ti rimpiangeremo mica, sia chiaro. Va bene. Sentiamo Massimiliano Vadacca. Massimiliano Vadacca, allora, arriva il Picerno, la squadra... che se il campionato fosse cominciato a gennaio sarebbe terza. Arleo ha rivoluzionato tutto, 15 punti in 8 partite. Che temi di questa squadra, Massimo? Una squadra che sta in salute sicuramente, ha fatto parecchi punti, però secondo me dipende sempre da noi. Dobbiamo essere noi a fare la partita, a mettere intensità, e abbiamo le caratteristiche per metterli in grosse difficoltà. Massimo, la salvezza è a 7 punti, 8 punti, secondo te quanto è arrivata la quota salvezza? Qualcuno dice 42. Sì, può essere 42, ma ogni settimana può cambiare, anche perché troppi scontri diretti, dipende dai risultati, da tante situazioni, dunque da settimana a settimana può cambiare. L'importante per noi è cercare di fare il risultato domenica,
di continuare a fare punti cercando di arrivare a quella quota 41-42 che vi può sicuramente portare alla salvezza matematica. Massimo, hai recuperato Ivan, hai recuperato qualcun altro, lo stesso Pellegrino, che è successo a De Vita? Non abbiamo visto De Vita e invece per Claudio non è ancora pronto. No, Claudio sicuramente dopo la sosta pasquale, per De Vita ha fatto una scelta dovuta a tante situazioni sue personali. Bisogna accettarla e condividerla. Quindi ha lasciato il gruppo, insomma? Sì, ha deciso di non venire. Dispiace, però ognuno ha le sue esigenze, i suoi problemi, ha le sue problematiche sia a casa, fuori, e dunque non bisogna giudicare una scelta di un ragazzo, anche se non la condivido, perché a 20 anni non puoi, devi pensare soltanto a giocare e non pensare a tutto il resto. Massimo, chi vince il campionato? Adesso è dura, adesso secondo me chi ha più forza mentale può vincere il campionato. Il Taranto secondo me ha buone possibilità, perché da troppo tempo non riesce a fare risultato, adesso sicuramente le ultime partite le sfrutterà sicuramente e cercherà di avvicinarsi quanto prima per poi cercare di giocarsela nelle ultime partite. E in coda che succede, Massimo? Il Piceno è rientrato praticamente, Serpentara pure sta agganciando le altre. Adesso si è fatta ancora più corta, però secondo me se domenica facciamo la partita che dobbiamo fare e il risultato sarà dalla nostra parte, secondo me il Piceno lo possiamo ancora di più cercare di allontanarlo per la quota play-out, diciamo, per il terzultimo posto. E noi sicuramente facciamo i punti per cercare di raggiungere, come ho detto poc'anzi, la salvezza quanto prima. Massimo, è rientrato il problema degli stipendi, quella denuncia che hanno fatto i calciatori la settimana scorsa? Come sta il gruppo? Il gruppo ha deciso di fare quella scelta che condivido, perché è giusto far sapere come stanno le cose. Adesso è concentrata a raggiungere un obiettivo, perché l'obiettivo rimane sempre lo stesso, quello di cercare di far bene, soprattutto per noi stessi. Poi tutto il resto è di conseguenza, l'impegno l'abbiamo sempre messo, massima disponibilità, i ragazzi fanno tanti sacrifici e vanno aiutati soprattutto nei momenti difficili, e spero che la gente capisca, specialmente nei momenti in cui la squadra soffre, come abbiamo sofferto in un certo periodo col Gallipoli, di starci vicino e di insieme di raggiungere un obiettivo per la città e poi di conseguenza per tutti. Poi i problemi secondo me si possono risolvere se si vuole. Bene, grazie Massimo. Grazie a voi. Bene, Massimo come al solito sereno, tranquillo. Antonio, l'abbiamo detto anche altre volte, questa è una delle migliori qualità di Massimiliano, quello di essere comunque sempre distaccato dai problemi, di essere freddo, lucido, anche quando magari potrebbe avere qualche piccola ansia, qualche piccola preoccupazione. No, grandissimo professionista, grande uomo e grandissimo professionista, non è una captatio benevolenzi. Massi è un amico. Era un grandissimo calciatore, ci ha dato tantissime soddisfazioni quando ha militato nel Manfredonia, nella serie professionistica, e adesso sta dando prova di essere un grande mister. D'altronde, dicendo che condivide la scelta dei calciatori di questa protesta che poi è rientrata perché non si sono allenati per alcuni giorni, per una settimana, sì, approfittando anche della pausa dovuta al torneo di Viareggio, perché c'è stata la rappresentativa di serie D, ovviamente. Che ha fatto molto male, tra l'altro. Che ha fatto molto male. E chiaramente, pur avendo condiviso questa forma, tra virgolette, di protesta da parte dei calciatori, che chiaramente hanno il diritto ad essere pagati, però allo stesso tempo ci ha tenuto a precisare che i calciatori debbono impegnarsi comunque per raggiungere l'obiettivo della società, che è la salvezza. E sono più che convinto che in questi giorni, durante gli allenamenti, li ha motivati tantissimo affinché domenica questa squadra riesca in qualche modo a battere il Picerno e quindi aggiungere altri 3 punti che ci avvicinerebbero alla quota salvezza, che potrebbe oscillare tra i 40 e i 41 punti. Quindi. Sì, ormai 40 punti penso che non bastino più. Michele, molti si scordano comunque di tutte le vicissitudini che ha avuto la squadra quest'anno, e parlo dei vari infortuni di Vergori, di Colombaretti, il fatto che comunque la Porta, Gentile, lo stesso Colombaretti siano arrivati più tardi,
Claudio Gentile, che per me è uno dei perni della squadra, uno che tra l'altro ricopre un ruolo importantissimo. Ultimo che De Vita, l'anno scorso è andato in doppia cifra, quest'anno invece ha avuto problemi pure lui fisici. Paghiamo la nostra classifica è pure il risultato di tutti questi contrattempi, Michele, o comunque perché la squadra, non dico che è da playoff, però non dovrebbe manco lottare per retrocedere, insomma. Una stagione strana, squadra dall'andamento schizofrenico, forte con le prime della classe, debole con le squadre che stanno nel gruppone. Io credo che una stagione balorda come questa sia frutto di tanti fattori. Io insisto nel dire che i calciatori si sono allenati adesso poco per la questione legata obiettiva alle ragioni della protesta. Ammiro i calciatori per quello che stanno facendo, comunque, perché non è simpatico, specie in periodi di crisi come questo, come tu stesso hai notato, svolgere un'attività e non essere retribuiti. Sono stati anche, sì, anche perché quando subentrano problemi di varia natura, sì, gli imprevisti ti raggiungono. E io anzi, se posso ringraziarli, tra virgolette, li ringrazio per il fatto di avere messo in campo questa protesta nel periodo, se vogliamo anche tra virgolette, più indicato, visto che a conti fatti nel mese di marzo di partite se ne giocheranno soltanto due, perché a Pasqua siamo fermi di nuovo. Detto ciò, purtroppo una stagione, specie in periodi ancora una volta delicati come questo, è il frutto di tante componenti. Prima fra tutte la serenità. Ormai le cifre faraoniche non girano più a questi livelli, non girano più in Serie B, in Serie A, figuriamoci, nella quarta serie nazionale. La serenità è importante, il fatto di sapere che per le esigenze c'è una società che pensa a te, il fatto di potersi allenare su un campo che non è rovinato, il fatto di, mi riferisco al comunicato fatto girare dai calciatori, non avere problemi di logistica, sono componenti, non è che le diciamo noi, le sostengono quelli che dall'interno quella triste realtà la vivono, cioè non siamo noi faziosi, sono gli stessi addetti ai lavori che mettono in risalto quello che magari è il segreto di Pulcinella. Allora io credo che bene faremmo, specie alla vigilia di una partita delicata come quella con il Picerno, dove se vinciamo ci siamo levati davanti alla terza squadra, perché è fondamentale, è uno snodo fondamentale, te ne levi davanti tre se vinci domenica, se vinci domani. Bene, penso che sia anche salutare, allora dire bene, facciamo gruppo, stringiamoci, uniamoci, raggiungiamo l'obiettivo. Cioè è utile veramente fare un bagno di umiltà, questo, affrontare i problemi e cercare di sfangarla prima possibile, perché altrimenti qui si rischia veramente. Poi a bocce ferme, sono ragionamenti che si fanno a bocce ferme, a me se non concesso che poi chi di dovere metta in atto la strategia della exit strategy, quindi chiudiamo addirittura il sipario prima della fine della stagione, ci auguriamo che non si arrivi a tanto, insomma, alla fine. Però voglio dire, per ora è il momento soltanto di concentrarsi e sperando che, insomma, i calciatori tirino fuori la partita che serve, perché il Picerno è veramente forte, questo Picerno. Ci fermiamo. Non ci lasciate, perché dobbiamo parlarvi della giornata, degli importanti incontri che ci sono, prima fra tutti Fondi Virtus Francavilla, ma poi Michele già sta anticipando quanto è importante, ma quanto sarà pure difficile giocare contro una delle squadre più in salute del momento, che è appunto il Picerno. Non ci lasciate, soltanto qualche istante per consigliarvi qualche spot pubblicitario. Hai bisogno di lavorazioni di ferro battuto per cancelli, recinzioni e serramenti? Sergio Faccio Russo,
il nome e l'officina giusta per non avere rimpianti. Precisione e competenze a Manfredonia. Telefono 338 8962 300. Problemi all'impianto del gas, al camino, alla stufa a pellet, al condizionatore? Salvatore De Michele, la soluzione sicura e tempestiva. Recati presso la sede in via Aldo Moro 39 a Manfredonia o chiamalo al 368 3432 022 anche per la verifica all'impianto prevista dal regolamento comunale. La serietà, la puntualità e la competenza. Elvio Colletta, agente procuratore di Unipol SAI. Assicurazioni a Manfredonia, in via Santa Restituta 1. Recapiti telefonici direttamente allo 0884 583923 e 349 40 31 820. Elvio Colletta, il tuo agente di fiducia. Hai bisogno di lavorazioni di ferro battuto per cancelli, recinzioni e serramenti? Sergio Faccio Russo, il nome e l'officina giusta per non avere rimpianti. Precisione e competenze le puoi trovare a Manfredonia. Telefono 338 8962 300. Problemi all'impianto del gas, al camino, alla stufa a pelle, al condizionatore? Salvatore De Michele, la soluzione sicura e tempestiva. Recati presso la sede in via Aldo Moro 39 a Manfredonia o chiamalo al 368 34 32 022 anche per la verifica all'impianto prevista dal regolamento comunale. L'arredamento classico e moderno, sempre di altissima qualità. I migliori marchi sono a Manfredonia da Arredamenti Baldassarre. Da 35 anni sinonimo di cortesia e di competenza. In via Giuseppe Di Vittorio 167 e Corso Manfredi 161 a Manfredonia. La frutta 5 stelle la trovi solo da Saverio e Michele Totaro in via delle Antiche Mura 273 a Manfredonia. Da sempre frutta di altissima qualità, scelta dall'attenta famiglia Iani Mabel. Un nome, una garanzia. La grafica, la cartellonistica, le stampe, tutto quanto serve ad impreziosire il tuo marchio te lo realizza Wolf Pubblicità. Andrea inventa sempre la soluzione migliore per valorizzare la tua attività. Vieni a trovarci in Viale Miramare 30 a Manfredonia. La serietà, la puntualità e la competenza. Elvio Colletta, agente procuratore di Unipol SAI. Assicurazioni a Manfredonia, in via Santa Restituta 1. Recapiti telefonici direttamente allo 0884 583923 e 349 40 31 820. Elvio Colletta, il tuo. E allora, come promesso, parliamo della 28ª giornata. Per questo invito anche la regia magari a mandare la slide relativa proprio a questa giornata, che vedrà di fronte Calcio Pomigliano, eccola qua, Biceglie e Gallipoli, Fondi, Virtus Francavilla, Francavilla sul Sindi, Isola Liri, Manfredonia Z Picerno, Marcianise, San Severo, Pomigliano, Torrecuso, Potenza Nardò, Serpentara, Turris e facile facile sulla carta ci dovrebbe essere poi la vittoria del Taranto sull'Aprilia. Antonio, quanto vale per la Virtus questa trasferta? Una stagione o quasi? Beh, direi una stagione, anche perché se vuole staccare il Taranto o quantomeno mantenere intatta la,
la differenza in classifica, dovrà necessariamente vincere. Però io sono pessimista, io sono convinto che la Virtus sul campo del Fondi perderà e il Taranto si riporterà a ridosso del... E ti danno ragione pure le statistiche, perché il Fondi tutto quello che non riesce a fare in casa, no, fuori Fondi, casa lo fa in casa. Il Fondi in casa è temibilissimo, cioè se gioca in scioltezza, con molta disinvoltura. Domani ha due importanti assenze, perché gli mancano sia Cascone che Rinaldi, quindi in difesa è molto penalizzata. Se Calabro aveva il coraggio di schierare di nuovo il tridente d'attacco col quale ha vinto Francavilla sul Sinni, chissà come si metterà la partita. Beh, tutto è una partita da tripla sicuramente, però il Fondi oramai a questo punto della stagione non ha più nulla da perdere. Quindi tra le mura domestiche deve necessariamente vincere per dare una soddisfazione ai propri tifosi, visto e considerato che erano partiti per vincerlo questo campionato, invece si ritrovano distanziati dalla prima classifica. Pertanto quando poi giochi in casa e non hai più nulla da perdere, darai sicuramente il massimo dell'impegno e sono convintissimo che esce uno fisso. Secondo me il Fondi vincerà. Mi preoccupa perché spesso ci azzecchi tu, per cui mi preoccupa perché ovviamente tengo per la Virtus, perché credo che nell'arco della stagione sia quella che meriti più di tutti di vincere il campionato. Però in effetti dici bene, perché insidiosissima la trasferta a Fondi, ma poi davvero come c'è un Taranto assolutamente in salute che davvero può dare molto fastidio alla Virtus. Michele, tutti vedono il Taranto, l'ha detto Massimiliano, l'ha detto il presidente Sdanga, tutti vedono il Taranto lanciato verso la vittoria finale, un Taranto che in effetti ha trovato una serenità che non aveva, una tranquillità, Genchi che segna come non mai. Tu chi dici, chi scegli fra Taranto e Virtus? Io, salvo che non veda altri. Io vedevo il Taranto. Allora, io parto dal presupposto che il Fondi, insisto ancora una volta, è la squadra più forte del girone da un punto di vista tecnico. Poi, per diverse ragioni di Mariani, non ha reso. Michele, del cambio di mister, secondo te ha dato assorbito qualche effetto? Lo dissi in tempi non sospetti. Pochesci ha messo le mani avanti per non cadere, la famosa sì, Gian Manfredonia. Annata storta, ma il Fondi resta, numeri alla mano, la squadra più forte del girone. Ora tecnicamente è un discorso, poi sul campo le valutazioni cambiano. Io tra Francavilla, Nardò e Taranto vedevo di più il Taranto, addirittura vedevo anche il Fondi rispetto al Francavilla, per un altro, per una questione di blasone, di peso. Calabro è stato molto bravo sinora a fare quello che fece anche di più alla vigilia di quel Virtus Francavilla-Taranto, che doveva segnare l'apice col Taranto spedito a 10 punti e Francavilla che veleggiava, di spostare la pressione sugli altri. Però a questo punto il giochetto a Calabro non è riuscito, perché è rimasto col cerino in mano. Se consideriamo che delle tre in lizza non solo ha una partita in meno in casa rispetto alle altre due, ma anche il calendario è più difficile e il purificato non è semplice. Abbiamo proprio le ultime giornate raccolte in una slide che abbiamo preparato. Allora noi leggiamo, sì, che il Vito Francavilla ha Fondi, Picerno, Biceglie, Torrecuso, Gallipoli, Turris, Isola Liri. In casa a Picerno, Gallipoli, Isola Liri, tra le altre cose, 30 e 31esima, la doppia trasferta Biceglie e Torrecuso. Io non credo che il Francavilla perderà, io penso che pareggerà. Domani. In linea con il trend del girone di ritorno, dove il Francavilla ha sensibilmente rallentato. Il problema se lo porrà, perché invece il Taranto non solo ha una partita in più in casa, il Nardò del resto, ma anche un calendario più favorevole, se consideriamo che in casa ha Aprilia, Potenza, Serpentaria e Pomigliano. Le trasferte, sinceramente, tranne Francavilla e Insigni, l'ultima, che comunque dovrebbe essere anche una formalità, si chiamano Gallipoli e Serpentara, e io credo che il Taranto abbia tutti i mezzi per non temere nessuna di queste sette partite. Cioè non mi stupirei se facesse 19-21 punti. Vedremo. Io non mi stupirei. È difficile fare pronostici, però, obiettivamente, Antonio, perché per me no. Per te no. Li ho beccati quasi tutti quanti. Vedremo. È il bello il campionato quest'anno, perché davvero è ancora tutto aperto. Nessuno parla del Nardò, ma Nardò ha tutt'altro che
rinunciato a vincere, anzi c'è Ragno che comunque l'ha detta chiara, chi sbaglia di meno vincerà in questa fase, in questo momento della stagione, candidandosi ovviamente pure, candidando anche il Nardò alla vittoria del campionato. Invece in coda che succede, Antonio? Intanto avrai seguito le vicissitudini del San Severo, davvero quasi si è sfiorato il paradossale con Cerbone che non comincia neanche gli allenamenti perché ha una chiamata da Budoni, il paese dove vive, e quindi lascia tutto e va via, costringe la società a richiamare Severo De Felice, inventandosi questa mezza scusa che non hanno mai accettato le dimissioni. Si è arrivati quasi al paradossale, Antonio. Sì, io non avevo. Io l'avrei lasciato dove stava De Felice, perché no, non c'entra nulla con la crisi di risultati del San Severo. Ma difatti io non avevo condiviso assolutamente la scelta della società di esonerare, o quantomeno di mettere De Felice in condizioni di rassegnare le proprie dimissioni, perché poi di dimissioni si è trattato. Chiaro, è sempre difficile assumere queste decisioni quando poi la tua squadra perde 5 partite consecutive, si fa difficoltà a mandare molte via in casa. Molte in casa, si fa difficoltà a mandare via un allenatore su cui si era puntato poi dall'inizio di questa stagione e che ad un certo punto della stagione per un pelo aveva sfiorato i playoff. Però quando ci sono questi risultati negativi, per dare uno scossone alla squadra, l'unica soluzione parrebbe quella di dover mandare via il mister, che a volte dà anche dei risultati, però evidentemente la società è tornata sui suoi passi, avranno riflettuto e quindi avranno considerato che mandar via De Felice a questo punto della stagione poteva arrecare danni maggiori e quindi in qualche modo è stato richiamato alla guida di questo San Severo. Certamente per il San Severo non sarà semplice il proseguo del campionato, perché ha partite difficili. La prima domenica contro il Marcianise non sarà assolutamente semplice sul campo del Marcianise, perché poi è una diretta concorrente alla salvezza. Quindi vedo grosse difficoltà per questa squadra. Mi auguro che mister De Felice riesca in qualche modo a caricare i calciatori in maniera tale che affrontino questa partita con la giusta determinazione. Donatelli della Virtus ha detto che il affondi l'unico obiettivo sarà il successo, è un modo per stuzzicare la squadra, per tenere sul... Ma assolutamente sì. Assolutamente sì. O è un modo comunque per palesare una certa paura, pure Michele? No, assolutamente un modo per caricarsi. È il pendolo rispetto a quanto ti ho detto io prima, che quindi se prima Calabro sentiva furbescamente il bisogno di spostare la pressione sul Taranto, adesso invece c'è l'opposto, l'esigenza di caricarsi, perché se una squadra è consapevole, non ha problemi, sta bene, è scontato che prima in classifica debba andare anche in casa del Fondi, debba andare per vincere, non c'è mica bisogno che lo si sbandieri ai 4-20. Evidentemente, ripeto, è l'effetto opposto rispetto a quello fatto da Calabro non più tardi di un mese e mezzo fa, alla vigilia proprio di Virtus Francavilla Taranto. Anche Calabro, insomma, è sulla stessa linea, però Calabro la mette sul calendario dicendo che non capisce perché qualcuno dovrebbe avere un calendario favorevole. E poi ancora peggio, Antonio si augura che tutte le squadre diano il 100% così come hanno fatto con noi, e lo facciano anche con le altre. Calabro finge di scoprire l'acqua calda, perché Calabro è stato 20 anni nel mondo del calcio da calciatore, sono 4 anni che allena, ha vinto, ne do pieno merito, perché tra l'altro veramente persona degnissima, però poi i giochetti, cioè, è un ambiente dove non ci sono verginelli, allora poi arrivare a divenire sempre a fare gli stessi stucchevoli discorsi, cioè, ormai si è capito che specie a livelli di serie D o campionati regionali nessuno gioca a fare l'eroe. E allora la bravura sta nel non trovarti tu
nella situazione di dover chiedere prece a qualcuno di mettersi in mezzo, per così dire. Io biasimo completamente, no, io sono per la sportività, però se il dato di fatto è che poi squadre che stanno nella terra di mezzo non mirano certamente a farsi nemici per gli anni a venire, e tu ste cose dovresti saperle. Ma se il girone di ritorno mi hai fatto 6 pareggi su 10 partite, 6 pareggi, 4 dei, quali, 4 dei quali in casa. Ma non è che poi la colpa è di chi è senza obiettivi, quando di partite poi ne manca 4, 5. Un attimino, cioè, riflettici, forse avevi vinto il campionato, potevi solo perderlo tu. Cioè, dobbiamo essere pure pratici, sinceramente. Antonio, qualcuno ha avuto da ridire sulla mannaia che è scesa sul Nardò? Addirittura 2.500 euro di multa, 2 gare da disputarsi a porte chiuse in questo momento della stagione. Però poi si legge pure che per avere i propri sostenitori durante il riscaldamento pre-gara, addirittura fatto oggetto la terna arbitrale di lancio di vari oggetti di plastica, per fortuna non li hanno colpiti, però addirittura nel pre-gara. Mi sembra... Io credo che sicuramente la società avrà fatto ricorso verso questa sanzione. E poi si registrava pure la mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla terna arbitrale, sempre. Sicuramente la squadra, cioè, avrà fatto ricorso, però sono esecrabili questi comportamenti. Mi permetto di dire che, cioè, se dei tifosi si sono resi responsabili di questi comportamenti, dispiace che la società per responsabilità oggettiva abbia pagato, però non c'è altro sistema poi per... come deterrente per fare in modo che i tifosi poi non si comportino più in questo modo. Assolutamente esecrabile, cioè, è insopportabile che ancor prima che inizi una partita in una quarta serie nazionale, quindi si gettino degli oggetti all'indirizzo della terna arbitrale, che è lì per riscaldarsi, quindi per poter poi arbitrare una partita in una quarta serie nazionale. Francamente, probabilmente è un caso sui generis. Non ho mai sentito che la terna sia stata fatta oggetto di lanci ancora prima dell'inizio della partita, casomai al termine della partita, certo, quando magari si sono evidenziati degli errori macroscopici. Allora non è assolutamente giustificabile, però è comprensibile che qualcuno diciamo, che va fuori dalle righe possa, diciamo, lanciare in campo degli oggetti. Però ci sono quegli steward che intervengono per evitare che questi episodi avvengano, proprio perché poi la società ne paga le conseguenze per responsabilità oggettiva. Quindi giocare 2 partite a porte chiuse con 2.500 euro di multa per una società qual è il Nardò è sicuramente una sanzione molto gravosa. Antonio, Michele, Foglia Marzillo ha fatto un grandissimo lavoro a Serpentara, ha preso la squadra che sembrava già condannata alla retrocessione diretta, fatto tanti punti, ha dato l'impostazione, adesso ha detto che le ultime saranno 7 finali, ci credi in questa Serpentara? Io credo che Serpentara abbia fatto un miracolo sportivo, ha costruito una rimonta che appariva utopistica, irrealizzabile, soltanto alla 15ª del campionato. Merito va a Foglia Manzillo e al gruppo di calciatori scelti con grandissima oculatezza nelle finestre di mercato di riparazione. È chiaro che a questo punto 7 partite da giocare sono sì 7 finali e i punti valgono doppio. Certamente il Serpentara fa gioco anche sul criterio matematico derivante dai numerosi scontri diretti che ci sono da qui alla fine del campionato, dove ciascuna squadra ruberà punti alle altre. E io credo che Serpentara diventerà fino alla fine un cliente assai pericoloso per le altre squadre in lizza per non retrocedere. E domani gli scontri ce ne sono tanti, perché c'è Pomigliano Torrecuso, c'è Potenza Nardò un po' meno, però Marcianise San Severo, Serpentara Turris e poi c'è Biceglia Gallipoli. Davvero, Antonio, delle gare al cardiopalma, delle gare dove davvero non si può sbagliare più nulla.
assolutamente no. L'esito di queste gare determinerà, non dico definitivamente, ma quasi poi le sorti delle squadre che scenderanno, passeranno quasi sicuramente nell'eccellenza regionale. Quindi sono gare importantissime. Chiaro, il Serpentara in casa è una squadra temibilissima e dovrebbe vincerla la partita. Poi quelle sono le altre gare, scusami. Poi c'è Pomigliano-Torrecuso, il Pomigliano pure sta in ripresa rispetto a... Io non lo vedo a... Vedo un pareggio sul campo del Pomigliano, anche perché il pareggio farebbe bene ad entrambi. Potenza-Nardò, come finisce Antonio? Io vedo il Potenza in ascesa, addirittura lo vedo insidiare Fondi che potrebbe anche perdere i playoff. Potenza Nardò dovrebbe vincere agevolmente sul Nardò, ma anche perché per quanto Ragni puntualmente dica che il Nardò non deve essere considerato tagliato fuori dalla corsa alla vittoria finale, quindi, ma io sono più che convinto che il Nardò prima o poi mollerà, perché quello che ha fatto fino ad oggi è già tantissimo, ha fatto un ottimo in effetti campionato. Pure l'andata, dopo aver fatto le prime gare benissimo, nel finale poi... Sì, perché io non credo che questa società abbia preventivato una sua eventuale promozione tra i professionisti, anche perché poi cambierebbe tutto, quindi sono dei calcoli che si staranno facendo in questi giorni e sicuramente tutti quanti sanno che, chiaro, si gioca sempre per vincere, però dopo affronti anche altre squadre, non è un dramma se il Nardò dovesse tornare da Potenza con una sconfitta, non sarebbe un dramma, quindi... Sì, no, sono d'accordo su questo. Importanti poi sono anche le squalifiche e quindi le sanzioni disciplinari, e questa settimana 3 giornate le deve scontare Buccarella del Gallipoli, una sola De Carolis dell'Isola Liri, Marseglia e Ciarcià del Taranto, e poi, come detto, Rinaldi e Tiscioni del Fondi e Rizzo del Gallipoli. Michele, qualcosa dobbiamo dirla pure sul Gallipoli, perché davvero sta onorando oltremodo la stagione. Davvero, Germano sta facendo un lavoro immenso con un gruppetto di ragazzi che riesce a far giocare bene, in maniera veloce. La partita... Addirittura credono comunque di salvarsi pure loro. Se si accorcia la classifica, il Gallipoli può salvarsi. A parte l'esercizio di stile, che io la vedo francamente difficile che il Gallipoli si salvi. A parte l'esercizio di stile, che lascia il tempo che trova. Nella francamente penosa esibizione casalinga del Manfredonia col Gallipoli, penosa per noi, vittoria che è più risicata e sofferta non si può, il Gallipoli ha rappresentato veramente il modo più plastico di onorare questo sport. Ragazzini con Negro, il 7, che è risultato praticamente imprendibile per chiunque, fortuna che non ci abbia segnato, perché Tarogli è veramente bravo, si confermano le nostre previsioni, insomma, quello che ci è stato detto, uno dei migliori prospetti 97, un manipolo di ragazzi volenterosi, messi bene in campo, con un obiettivo, guidati da Negro che per me è formidabile, non lo prendevi nemmeno a sparargli, ed è un 95 tra l'altro, 7, veramente il modo migliore di onorare questo sport, cioè i valori che vengono fuori adesso nel cosiddetto calcio popolare, è bello vederli oltre il risultato trasposti in un campionato importante come quello di quarta serie, da una squadra che ormai gioca solo per onor di firma, cioè non vanno mica da nessuna parte questi, però è bello. È bello veramente, e magari noi dovremmo forse riguardarci quella partita e trarre insegnamenti, no, per il futuro. Sì, in effetti mi trovo un po' d'accordo. Chiudiamo con la Serie D, facciamo qualche riflessione, perché siamo un po' avanti pure col tempo, facciamo qualche riflessione sul Foggia. Tra meno di qualche ora
tra un'ora scenderà in campo contro l'Ischia Isola Verde. Antonio, hai seguito un po' tutto quello che è successo, sei d'accordo sul fatto che si sia tenuto De Zerbi, che non si sia esonerato De Zerbi nonostante le ultime debacle? No, io sono tu che avresti fatto? No, io non l'avrei esonerato assolutamente, anche perché poi De Zerbi purtroppo a causa di alcuni pareggi casalinghi ha avuto delle grosse contestazioni e pertanto aveva fatto benissimo fino a quel punto della stagione. La prima in classifica. Antonio, però sta Ferrari o non la sa guidare o era una Ferrari fasulla, che lui ha detto che aveva una Ferrari tra le mani. Poi, ma adesso non è manco nei playoff. Non è neanche nei playoff, però voglio dire è a un punticino dai playoff, pertanto a 7-8 partite dalla fine del campionato tutto può accadere. Ci sono 21 punti a disposizione. Oggi il Foggia dovrà inevitabilmente vincere la partita perché in casa non può più fallirle se si trova distanziata dal Benevento, proprio perché ha totalizzato in casa 3 pareggi consecutivi. Non è fuori casa che la squadra ha avuto un andamento altalenante, assolutamente. Ma d'altronde nessuno aveva mai pensato che il Foggia potesse iniziare questo campionato in testa e finirlo in testa. All'inizio della stagione nessuno l'aveva pensato. Però qualcosina in più ci si poteva aspettare, proprio per quello che hai detto Antonio, che comunque il campionato se l'è giocato in casa, ma in casa contro Juve Stabia, Monopoli, Paganese. Mi permetto di fare un esempio, diciamo, che probabilmente non sarà calzante, ma lo faccio ugualmente. La Juventus è partita malissimo quest'anno. Aveva tantissimi punti di distanza dalla prima in classifica, poi ha cominciato a macinare il gioco e adesso è prima in classifica distanziando il Napoli di 5 punti, di 3 punti, ecco, di 3 punti. Ma nessuna squadra può iniziare... Ritieni che ci sia il tempo e lo spazio per... secondo me tutto è possibile. Anche per vincere il campionato. Nel calcio non ci sono certezze, non esistono certezze, perché i momenti di flessione capitano per tutte le squadre. Quindi, a meno che non ci sono quei campionati dove ci sta la squadra tipica che inizia, tipo il Paris Saint-Germain in Francia, che ha iniziato prima in classifica, ma è un campionato un po' balordo, dove esiste un'unica squadra e le altre sono squadre materasso. Ma è un campionato di prima divisione, è un campionato difficile. E peraltro le squadre che adesso, il Benevento e quelli a seguire, lo stesso Lecce, che occupano le prime posizioni in classifica, hanno fatto investimenti importanti all'inizio del campionato. Quindi non si può pensare, non si può essere autoreferenziali e dire noi siamo il Foggia, abbiamo preso De Zerbi, abbiamo preso questi calciatori e siamo sicuri di vincere il campionato. Questa certezza non ce l'avrà nessuna squadra in assoluto, perché anche il Lecce, il Benevento e la stessa Casertana, che poi ha mollato i remi, avevano allestito organici di primo ordine per poterlo vincere il campionato, e tant'è vero che i risultati sono molto eloquenti. Il Foggia idem ha allestito un organico di primo ordine, però davanti delle avversarie temibili, forti, con organici importanti, però chiaramente a 7 partite dalla fine tutto può succedere. Quindi io non escludo che il Foggia possa vincerlo questo campionato. Chiaramente ha buttato all'aria, alle ortiche, delle chance importanti. Ripeto, quelle partite in casa dove si sono regalati dei pareggi assolutamente ingiustificabili, altrimenti oggi parlavamo di altro, però adesso dovrà vincerle tutte necessariamente per poter sperare in una promozione diretta. Michele, tu che idea ti sei fatto? Avresti tenuto De Zerbi? De Zerbi sì, perché non mi piace cambiare allenatore in corsa quando manca un quarto di campionato. De Zerbi in mano a una Ferrari, non è una Ferrari fasulla, è una Ferrari vera. Magari mi viene in mente cosa disse Andy Möller per spiegare una crisi di gioco e di risultati della Juve di Trapattoni 92-93. Siamo una Mercedes, ci manca l'olio nel motore, magari insomma, la manutenzione della Ferrari dovrebbe essere fatta, ma insomma, con 7-8 partite da giocare ancora, come diceva l'amico Antonio, per me il Foggia ha tutte le carte in regola per la promozione diretta. La squadra è veramente forte e secondo me organico alla mano oggi
del Lotto, quindi Benevento, la Casertana che ha mollato, vabbè, Benevento, Casertana, Lecce, Foggia e Cosenza. E Cosenza per me era nettamente la squadra più forte, almeno sulla carta. Io mi aspetto qualche accorgimento tattico, come ha fatto all'inizio quando era partito con Coletti, poi si è accorto che Coletti non era molto opportuno da centrale difensivo, ci ha messo lo Iacono e Coletti si è spostato un po' più avanti. Io mi auguro che ci sia qualche altro accorgimento tattico, perché a mio parere si concede troppo agli avversari, soprattutto in casa. Questo, a mio parere, è il tallone d'Achille della squadra di Azzerbi. Per il resto speriamo che davvero siate dei buon profeti e che queste 7 giornate siano necessarie e siano utili al Foggia per fare quello che si può fare. Io ormai non dico più che deve vincere il campionato per scaramanzia, però davvero quello è quello che vorremmo tutti quanti. Grazie ad Antonio Castriotta, grazie a Michele Totaro. Grazie a te. Finisce qui la 20ª puntata di Parlando di Sport. Non vi perdete le repliche previste per questa sera alle 23 e domani alle 13, all'ora di pranzo. Il canale, ve lo ricordo, è il 93 sul digitale terrestre. Buona domenica e buona settimana a tutti. Hai bisogno di lavorazioni di ferro battuto per cancelli, recinzioni e serramenti? Sergio Faccio Russo. Il nome e l'officina giusta per non avere rimpianti. Precisione e competenze a Manfredonia. Telefono 338-8962-300. Problemi all'impianto del gas, al camino, alla stufa a pelle, al condizionatore? Salvatore De Michele, la soluzione sicura e tempestiva. Recati presso la sede in via Aldo Moro 39 a Manfredonia o chiamalo al 368-3432-022 anche per la verifica all'impianto prevista dal regolamento comunale. La serietà, la puntualità e la competenza. Elvio Colletta, agente procuratore di Unipol SAI. Assicurazioni a Manfredonia, in via Santa Restituta 1. Recapiti telefonici direttamente allo 0884-583923 e 349-4031-820. Elvio Colletta, il tuo agente di fiducia. Hai bisogno di lavorazioni di ferro battuto per cancelli, recinzioni e serramenti? Sergio Faccio Russo. Il nome e l'officina giusta per non avere rimpianti. Precisione e competenze le puoi trovare a Manfredonia. Telefono 338-8962-300. Problemi all'impianto del gas, al camino, alla stufa a pelle, al condizionatore? Salvatore De Michele, la soluzione sicura e tempestiva. Recati presso la sede in via Aldo Moro 39 a Manfredonia o chiamalo al 368.